Tutto ci rimanda ad un altro giudice. Il sangue è un atto d'accusa, secondo noi, formidabile rispetto agli avvenimenti di quella notte. È il sangue sul corpo e sugli abiti di Giuseppe Uva il segno del dramma per le parti civili. È il loro giorno al processo per la morte nel giugno del 2008 di Uva, che è prelevato per schiamazzi notturni. Dopo ore passate in una caserma dei carabinieri e un trattamento sanitario obbligatorio, muore in un ospedale di Varese. Qui l'imputato è un medico che avrebbe sbagliato a somministrargli dei farmaci, ma questo, sostengono gli avvocati delle sorelle di Giuseppe, a costo di rinunciare ai risarcimenti previsti nel caso si trattasse di colpa medica. Questo è un processo sbagliato. Sono altre, secondo loro, le cause, altri semmai sui quali si deve indagare. Non si facciano processi ai medici, ma si facciano processi a quelli che hanno preso uva quella notte. Cioè? Faccia l'elenco? Ah beh, l'elenco l'ha fatto l'avvocato Ambrosetti, io non me lo ricordo più adesso. Che sono i carabinieri e i poliziotti che l'hanno avuto in custodia, non si sa a che titolo e perché, dalle 3 del mattino fino alle 6 del mattino circa. Perché questo avvocato è convinto, avendoli seguiti entrambi, che ci siano attinenze tra questo caso e quello di Federico Aldovrandi, morto nel settembre 2005 durante un intervento di polizia. Quel processo si concluse con 4 poliziotti condannati per eccesso colposo nell'omicidio colposo del ragazzo. Le somiglianze, secondo il legale? Aldovrandi, tantissime. Si parla di autolesionismo, agitazione psicomotoria che avrebbe determinato la morte, qui con i farmaci, là con gli stupefacenti. Si è subito sentita sorella di Lucia Uva, Ilaria Cucchi, anche suo fratello Stefano morto mentre era nelle mani di agenti medici e infermieri e racconta quanto si cresce anche senza volerlo. Ecco, c'è Lucia, lo so perché me lo racconta, che passa le nottate intere a studiarsi le carte di suo fratello. Io leggo, rileggo, faccio gli appunti.